Ma verrà Marina? Certo che verrà, è sicuro. È sicuro. Dite, buon viandante, dite. Ma ha detto che qui c'è cuore buono e vino. Non si rifiuta mai. Accomodatevi, pellegrini. Accomodatevi al nostro desco. Sereno, io ero sereno, sereno come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Sereno, io ero sereno, poeti, io e te, il resto non contava niente. Antonio Barometro è il titolare di questo stupendo e bellissimo locale del centro storico al Cenacolo. Da quanto tempo lei ha riaperto questo importante centro di riferimento? L'anno scorso abbiamo riaperto questo locale, perché riaprire un locale chiuso per 7 anni, che era stato un po' il locale in termini di enogastronomia di questa città, e che era un assurdo che fosse chiuso da tanto tempo. Lo abbiamo rilevato, abbiamo ristrutturato. Anche in questo abbiamo fatto una scelta strategica del territorio. Qualcuno ci suggeriva di scegliere questi architetti che vanno per la maggiore, questi architetti milanesi che ormai sono famosi per come arredano e sul piano architettonico allestiscono locali. Io invece ho scelto un architetto di Battipaglia, perché ritenevo che all'interno di questo rinnovamento architettonico ci dovesse essere anche la filosofia di fondo, sia salernitana, cilentana e napoletana, perché sono un napoletano che ho creduto e credo in questa città. Naturalmente lei ha dato un'impostazione particolare al locale, privilegiando la cucina del territorio. Sì, noi facciamo una cucina mediterranea rivisitata. In buona sostanza utilizziamo i prodotti, le materie prime del territorio, soprattutto le grandi risorse agroalimentari della Piana del Sele, del Cilento, della Costiera, perché riteniamo che in una forma, come dire, di quintessenza, poi quando si parla di dieta mediterranea, questi sono i prodotti che la rappresentano, solo che noi non siamo abituati a valorizzarli oltremodo, per cui nel mondo è conosciuta la come dieta mediterranea e noi molte volte ignoriamo che la provenienza è di queste nostre zone. Quindi in questo cimento vogliamo pure noi valorizzare questi prodotti, tra l'altro lo facciamo a chilometro zero perché nascono in queste realtà, per cui valorizzarli per noi diventa molto più semplice. Oltre a valorizzare le specialità enogastronomiche del nostro territorio, lei sta valorizzando i giovani artisti salernitani con delle iniziative, con delle mostre che a rotazione si alternano qui al Cenacolo. No, io ho colto questa spinta emotiva, cioè di voler fare in modo che non fosse semplicemente un ristorante, pure bello, votato all'enogastronomia, ma che si contaminasse anche di cultura, diventasse un luogo di cultura. Quindi insieme all'associazione Osiris Annunzia Schiavone abbiamo messo su questa idea che sta funzionando, cioè noi consentiamo e offriamo la possibilità espressiva a pittori e pittrici salernitane di cimentarsi nella esposizione di loro quadri, e quindi ogni 15 giorni c'è un'esposizione di un pittore, di una pittrice, intervallata poi con ogni venerdì, il venerdì successivo, da una presentazione di un libro. Quindi cerchiamo pure noi di dare un contributo a questa crescita culturale della città, quindi non solo buona cucina, ma soprattutto espressività artistica e quindi luogo d'arte, con una buona accoglienza, perché è importante che in questo cimento, in questa attività, innanzitutto è importante l'accoglienza, cioè saper relazionare con le persone, far capire che possono stare a proprio agio, quindi con grande semplicità facciamo questa attività. Ma verrà Marina? Certo che verrà, è sicuro. È sicuro.
Al ristorante Il Cenacolo lo chef di Torre del Greco, Giuseppe Di Luca, ci racconta quelle che sono le pietanze che caratterizzano questo storico locale del centro storico salernitano. Buonasera. Al ristorante Al Cenacolo abbiamo cercato di proporre un menù della tradizione con dei prodotti magari nuovi, non tanto conosciuti, mettendoci la nostra rivisitazione, però valorizzando sempre i prodotti del territorio. Questa sera ad esempio abbiamo proposto un pacchero ripieno di ricotta di bufala di Battipaglia, sappiamo che sono famosissime, e quindi questo pacchero ripieno sempre per valorizzare la pasta dei pastai gragnanesi. Mentre negli antipasti abbiamo fatto una rivisitazione della parmigiana di melanzane con un rollet sfoglia di friarielli e provola. Mentre la chicca, diciamo, un po' dell'antipasto è il nostro rocher. Abbiamo fatto un rocher e l'abbiamo copiato un po' alla Ferrero utilizzando la ricotta di bufala e le nocciole di Giffoni. Come primi invece abbiamo proposto delle casarecce con della melanzana fumée, una purea di melanzana fumée, dei pomodorini e bacon. Poi dai primi questa sera passiamo direttamente al dolce, che abbiamo fatto una millefoglie con crema chantilly e amarene. Perfetto, sei coadiuvato nel tuo lavoro dallo chef in seconda che si chiama Giuseppe Giordano Orsini, che sta miscelando un risotto. Sì, sto preparando un risotto con fior di zucca, zucchina julienne, gamberi e cicillo. Allora, al Cenacolo, naturalmente, alla poesia di Cristina Tafuri e all'arte di Giancarlo Conte. E Marino appena lì, ci aspettiamo con ansia. Il noto sommelier Orlando Spera di Cava ci racconterà qua quelli che saranno i vini che accompagneranno questa cena al Cenacolo. Buonasera innanzitutto, benvenuti al Cenacolo. E questa sera abbineremo dei vini ai piatti che lo chef ci propone. Con l'entrée, composto dall'antipasto, abbineremo uno spumante extra dry dell'azienda Bazia, un'azienda specializzata nella spumantistica. È un'azienda piemontese e assaggeremo questo spumante da uve piemontesi. Normalmente siamo abituati ad assaggiare i prosecchi, però stasera faremo qualcosa, uno strappo alla regola e proveremo questa novità. Sui primi piatti e sui secondi abbineremo l'aglianico del Sannio Doc. E niente, questo è un aglianico praticamente di 13 gradi del 2009 e poi vedremo poi all'assaggio successivamente vedremo poi come si abbinerà ai piatti che degusteremo. Ma verrà Marino? Certo che verrà, è sicuro. Amata la donna, il mascolo è un trastullo, io sado l'arlecchino e il burcinello. Ai, ride a ballo, me ne procurio della mia bella, che a queste scemità ci ho fatto il callo. Col calice levato, ma con tutte le lacrime che agnò, per te dolce l'indegno oggetto amato, a devigliare il ciuto e saluto, la vita amice, chi servì di velocità, ma tu chi rengine sim, iuda, vino vinello, ho detto al cuore, al povero mio cuore, cagli per come due, hai musso allena, perché a quest'ora, mentre tu fai l'hotel e ti disperi, forse la signorina è già signora. Moga sopra sul mare, non me la state sulle mie sali, ma ci fate spassare, io ti spendiamo. E mo portarmi a casa di mamma mia e alla mia vecchia quella vita dice
questa grave tuo figlio, e a così sia. Vinello puro, che scherza a presentarsi in noi scura, mentre gli sposi sanno cuore a cuore. E alla signora io lo direbbe, non avrea paura. Io sono un morto che cammina ancora. Ma verrà Marino? Certo che verrà, è sicuro. Salerno è stata vivificata da queste iniziative continue che fa il ristorante Il Cenacolo. Iniziative culturali straordinarie, interessanti, di cui probabilmente la città aveva bisogno. Questa sera l'ospite della serata è Cristina Tafuri. Sapete la parola Cristo, Cristina da dove viene? Viene da Cristo, no? E Cristo parlava di amore. Anche lei parla di amore, anche le sue poesie sono poesie d'amore. Sapete quando è nata Cristina? Cristina è nata a Natale. Potrebbe essere una reincarnazione un po' blasfema dell'amore cristiano. Il suo è un linguaggio interessante. Perché è interessante? Perché noi quando parliamo d'amore parliamo in maniera semplice. A una ragazza che amiamo, che cosa diciamo? Ti voglio bene, ho bisogno di te. Le parole che usiamo nell'amore sono le parole della semplicità, quelle che vengono dalla verità del profondo. E le poesie di questa poetessa hanno questa dote, questa eccezionale dote, che è la semplicità, ma una semplicità evocativa, perché evocano immagini straordinarie ed emozionanti. La poesia è per forza, quasi sempre, poesia d'amore. Io sono molto diffidente nei confronti delle poesie autoreferenziali che parlano di se stessi, perché il linguaggio è sempre comunicazione, è sempre ricerca dell'altro, e il desiderio è il desiderio dell'altro. L'altro c'è sempre nel nostro immaginario, e perciò non c'è poesia che non parli d'amore. Io mi fermerei qua e ascolterei volentieri queste poesie che trovo semplici, ma di grande potenza evocativa. Grazie. Prova il microfono. Fai del mio corpo la tua strada, amore. Fai del mio corpo la tua strada, amore. Non ci sono divieti. Percorri con la lingua il facile percorso dell'addome e scivola sul catrame del mio sesso caldo. Attento alle lunghe curve che dietro troverai. Percorri con guida sicura le dolci asperità del mio seno e insinuati nella bocca. Lampeggia con la lingua fra i denti, costeggia le orecchie, ma arrivata agli occhi fermati, si interrompe la strada. Avvicinati, donna, all'apertura del cielo. Stenditi, allarga il tuo corpo e distribuisci il ventre, adagiandolo sulle cosce grandi. È la carne che voglio toccare, come Tiziano consiglia. Inneggia il tuo canto d'amore alla pioggia che cade, dolcemente, facendo rizzare i capezzoli enormi, scuri, raggruppati in nodi. E scende poi l'acqua lì, nel punto esatto, tra gli intrecciati fili che tessono trame d'amore. Se potessi tessere le lodi della donna amata, direi che somiglia ad una non saporita bacca la sua bocca, ma è di tale bellezza che l'amaro diventa ambrosia divina. Se potessi tessere le lodi della donna amata, direi che somiglia ad una mela che, staccata dall'albero, rimane nel suo stato di naturale bontà. Ah, se potessi tessere le lodi della donna amata, direi che somiglia ad un'anfora che antiche vivande contiene. Ah, se potessi tessere le lodi della donna amata, direi che somiglia il suo muoversi alle ali dell'uccellino che il capo appoggia sull'erbetta del suo corpo. Ah, se potessi tessere le lodi della donna amata, direi che somiglia all'acqua che disseta ma lascia la voglia di bere ancora. E più delle viole splendono. Ho sbagliato.
Mamma, ripeto. Allora, sono stato chiamato a svolgere il ruolo di declamatore di queste poesie di Cristina Tafuri, che io non conoscevo. Non conoscevo lei e non immaginavo neanche che ci potesse essere un artista che si dedicasse a scrivere poesie, tra virgolette, erotiche. Sono poesie erotiche, poesie sensuali, ma evocano emozioni che per me, che ho letto per la prima volta queste poesie, sono di una profondità incredibile. Ho il piacere di declamare per voi queste tre poesie. Petali di tulipano. Petali di tulipano ho poggiato sul tuo fiore. Volevo che fossero rosa come la tua corolla. Ho soffiato ed è restato soltanto il mio desiderio. Ho incorniciato i tuoi capezzoli. Ho incorniciato i tuoi capezzoli di profumate viole. Sono loro i fiori più belli che si schiudono quando li bacio e più delle viole risplendono. Distesa. Distesa ti ho coperta di fiori. Che bella collina sei diventata. Possiamo ripetere? L'arte si attiene nella seconda pelle che sta insieme con te a che si nata. Non si improvvisa niente, compadre. Se io tiro la rinta, sta sicuro che esce. L'arte non è mestiere, non ci si nasce. Possiamo ripetere? Il petrolio è una perimma, come fosse una rotamma, ma sviluppa una cazzimma che una cide pure la mamma. Come infatti il padre eterno che sapevo quando feto, lo sprofuso nell'inferno. Anche forse un po' più a rete, come fai con la porcheria, e tu la pigliala con moglie, non fatti di cortesia. Pure a mare, in coppa, con scuoglie, ma che fu questo pazzo che facette sti pertuso? Che facette nera la chiazza con sua chioppa curiosa, che staccia un'anatrella. Che se trovi in acqua chiotta, ci sta il secco e non riesce. Se fa palla in altra mare, palla nera, palla di chiuma, che precipita nel mare, dove pesci al negro fumo, non ce la fanno a ricciatare. E se il mare è a mammi tutto, e tu a mare ci dovesci, tu a me tutto mi hai distrutto, perché il pesce è sempre il pesce. Il petrolio è una perimma, come fosse una rotamma, ma ci sviluppa una cazzimma che una uccide pure la mamma. Così non si sa. Possiamo ripetere? Bastiano era uno ciuccio, sano e forte come che. O voleva tanto bene, o trattava come un re. L'indassata, paglia, fine, la mattina, crusca, arena, avena lo strigliava, la lisciava, una cosa stravedì. Sembra nuovo guarnimento. O portava allegramente con biroccia appresso a me. Ma, siccome erano ciucci, non capetto trattamento, se facette proprio te, non potete mantenere. Con un pungolo in tuo cuore, mo vennette un facchino, e fernette fu signore sotto stanco tra i. O incontrai la mattina, mezzo larga cacchiata amore, ma facette con passione sotto la sferza lo facchino. Ma tant'è, chi si odessi, quando ciuccio non capisce, è per forza che fornisce sotto il d'angolo traito. Possiamo ripetere? Nella sigla! Sereno. Io ero sereno, sereno come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Sereno, io ero sereno, poeti, io e te.